Buongiorno ragazze. Oggi è mercoledì 4 ottobre e il mio onomastico, quindi tanti auguri a me e a chi porta questo bellissimo nome. Sto aspettando il pullman per andare a Padula. Dico la verità, spero di non averlo perso, perché questa mattina ho avuto un attimo dei problemini tecnici legati a fattori femminili e quindi io spero davvero di non averlo perso, altrimenti pazienza ragazze. Dunque, come mai vado a Padula o spero di andare? Allora, perché a Padula si festeggia San Francesco, come vi ho sempre detto, con una processione, una messa e una fiera, che prima durava 4, poi dopo 2, adesso un giorno e mezzo. E quindi, essendo oggi il mercoledì, quindi il mio giorno libero dai cinesi, il mio ragazzo mi ha fatto questo regalo stupendo di farmi essere libera anche al vivaio e farmi andare a Padula. E vi devo dire la verità, ieri sera si è presentato con il dolcino. Per farmi gli auguri di onomastico. Sono super felice, quindi spero di godermi questa giornata a Padula con mia mamma, le mie cugine, la mia famiglia e l'amica del mio cuore. Spero di vederla, che ci possiamo fare un giro alla festa, alla fiera, insomma, insieme. Poi, cosa importante, salgo a Padula anche e soprattutto perché ragazze, praticamente ho portato delle scarpe strette, quindi mi sono fatto uscire un occhio di pernice e tutti calli e duroni, quindi devo subito andare dalla mia estetista di fiducia, anzi dalla mia podologa. E quindi devo dire la verità, mi fa un'eccezione di aprire per me, perché era chiusa oggi essendo festa a Padula, ma ripeto, io non riesco nemmeno a camminare, quindi ci conosciamo e per fortuna mi fa questo favore. Ed eccomi qui ragazze, il pullman poi alla fine è arrivato, io sono arrivata a casa, ma prima avete visto la clip del caffettino al bar che mi ha offerto mio zio, sì, perché mio zio ha un negozio di frutta proprio dove si tiene la fiera, quindi ovviamente ogni volta che mi vede che vengo a Padula mi offre sempre il solito caffè. Sinceramente ragazze, sveglia dalle 6 e mezzo, ho detto vabbè sì, lo accetto volentieri, ma adesso sono a casa con la mia mammina. Il mio papà che è fuori, che raccoglie i panni. La mia mammina, guardate che cosa mi ha preparato, una bellissima ciambella con il latte, il caffè, la Nutella, tante cose buone. Ci vediamo dopo. Ah, io per ovvie ragioni ho dovuto fare un cambio di look, un cambio di jeans. Per fortuna che qui avevo questo jeans. Ed eccomi qui ragazze nel mio amato soggiorno, mentre aspetto mia mamma che è in bagno e si sta preparando, così dopo scendiamo alla fiera insieme a fare questo giro. Per vedere cosa c'è di bello, questa è la nostra tradizione. E niente, però nel frattempo vi volevo far vedere ciò che mi ha regalato per il mio onomastico. 18 paia di calzini e non sto scherzando, ce li ho tutti qua, sono le confezioni da 3. Quindi sono davvero 18, ve lo giuro, sono 3, 4, 5, 6 confezioni da 3 calzini l'uno. Allora, bene, me ne è caduto uno. Allora, ci sono questi modellini corti, o tutti neri o tutti bianchi, oppure, aspettate, questi modellini così un po' più lunghi, guardate, sempre o neri e grigi, oppure nero, grigio e bianco. Poi mi ha regalato, vabbè, niente ragazzi, mi cade tutto. Mi ha regalato questi dischetti struccanti, fiori di magnolia, dischetti struccanti maxi 70 pezzi. Devo dire veramente che sono maxi, sono belli belli grandi e questi servono sempre. Poi in questo sacchettino davvero carinissimo mi ha regalato un paio di orecchini. Vi faccio vedere, sono davvero carini, poi io li indosso, amo gli orecchini. Eccoli qui, davvero belli, belli, belli. E invece adesso ragazzi mi vorrei restaurare un po' perché in realtà ho messo soltanto un po' di mascara e un po' di rossetto che è andato via ovviamente sveglia dalle 6:30, quindi nel mio beauty che ho portato. Prima di tutto mettiamo un po' di deodorante che non guasta mai. E poi ci mettiamo giusto un po' di trucco, così, scusate, ma è una cosa normale, credo, mettere il deodorante, quindi lo mettiamo insieme, non c'è niente di male. Ok, allora, io ho portato anche lo struccante, vi devo dire la verità, con i dischetti, che avevo quasi finito, quindi grazie a mamma che me li ha regalati.
E ho portato anche il profumino che adesso andiamo a mettere. Vi dico la verità, ragazze. Per me è necessario struccarsi con le salviettine o con gli struccanti. Però basta che si faccia, perché sinceramente non è davvero molto normale, purtroppo, avere il trucco durante la notte. Invece vado a mettere soltanto un po' di matita nera, questa qui, molto semplicemente. Niente di che, ragazze. Voglio solo cercare di metterla bene. Infatti, scusate, sto guardando nello specchio che ho di fronte a me, altrimenti non riesco a metterla. Ok. Ok. Il mascara già l'abbiamo. Aggiungo soltanto un po' di matita rossa che sta finendo. Mettiamo. Un po' di rossetto dell'Avon, quello che mi regalò la mia collega, che veramente mi piace molto. Eccolo qui, è questo. Scusate, ma è il cane di mia zia che abbaia. Ok, io direi, ragazzi, che sono pronta. L'ultima cosa che voglio fare, sono sincera, è sciogliere questa criniera e mettere un po' di acqua ai capelli, perché, vabbè, senza... Vi dico la verità, ragazzi, senza l'ombretto non mi posso guardare. Perché qui dopo la vita ne ho tanti e sono gonfi. Però, dato che la forma del riccio non si vede molto bene, allora mettiamo un po' di acqua così. Forse, non lo so, diventano un po' più ricci. Chi lo sa, non so manco se si fa così, ragazzi. Io poi, come ben sapete, non ho un buon rapporto con i capelli, purtroppo. Però, guardate, facendo... Mettendoci la mollettina già dovrebbero andare meglio, anche se ho un po' di difficoltà nel metterla. Niente, aspettate Ragazzi, scusate, io ho dovuto stopparvi perché in realtà non riesco, non riuscivo a guardarmi e a mettere la pinzettina. Allora, diciamo che sono usciti più o meno decenti. E niente, ragazze, credo che ci vedremo direttamente dopo perché io sono pronta. Metto la magliettina perché a me qui fa sempre freddo e andiamo a dopo. Ed eccomi qui ragazze belle, sono ritornata dalla fiera, sono stata alla fiera con mia mamma, lì ho anche incontrato le mie cugine con le quali ci siamo salutate e niente ragazze, dopo della fiera, prima di andare a fare la spesa in un negozio di alimentari, ci siamo fermate al bar, ho preso un altro caffè e un calzone fritto, prosciutto e mozzarella diviso a metà, buonissimo. Comunque... Ho fatto un paio di compere, vi dico la verità, tutte cose utili che mi servivano. Però partiamo prima con due pensierini che mi ha voluto prendere mia mamma alla fiera. Allora, la prima bancarella che ci ha colpito è stata una bancarella nuova, ovvero quella dei gioielli. E lì proprio ci ho rimasto agli occhi perché mi piaceva qualsiasi orecchino, qualsiasi bracciale, qualsiasi collana che vedevo. Però con molta fatica sono riuscita a scegliere due pezzi che mi ha regalato mia mamma, ve li faccio vedere. Me li ha messi in questa bustina qui. Allora, il primo paio è questo qui, argento, con il cuore scritto Gesù. Spero che riuscite a vederlo bene con i brillantini. Vi devo dire la verità, mi piace. 6 euro questo l'ha pagato mamma.
devo dire la verità, mi è piaciuto molto subito. Io adoro il cuore sacro di Gesù, c'era anche la collana, ma era troppo grande, altrimenti l'avrei presa. Troppo lunga, guardate che carini. Proprio piccoli e carini. Passiamo all'altro paio. Allora, questi qui erano comunque in ottone, c'è scritto 10 e infatti costavano 6, come vi ho detto prima, mentre questi qui sono in acciaio ed infatti costavano 5. Acciaio, guardate, c'è scritto 10. Allora, anche questi mi proprio. Me ne sono innamorata anche di questi subito perché adoro i cuori in ogni loro forma e vediamo come mi stanno. Guardate che belli. Mi piacciono tantissimo. Passiamo avanti invece con i regali che, gli autoregali appunto che mi sono fatta io. Ragazze, poi invece ho comprato uno, adesso vi faccio vedere, un bollilatte. Perché vi sono di 11 centimetri. Perché in pietra credo che sia. Ideale per tutti i tipi di cotture, rivestimento antiaderente, stone, manico ergonomico, antiscivolo. Ragazze, non vi so dire il materiale, comunque dovrebbe durare perché in acciaio purtroppo ne ho avuti tanti e li ho tutti rotti. Quindi io spero davvero che. Che questo insomma duri, certo è un po' grande, però c'era solo di questa dimensione. Pagato 10 euro, ma vi dico la verità, mi serviva, quindi insomma andava bene così. Anche perché dai cinesi dove lavoro io non ce n'era neanche uno. Poi vi faccio vedere queste altre cose molto utili che ho preso. Cose, queste altre cose che ho preso, ragazzi, sono 6 paia di mutande, sinceramente mi servivano, non devono mai mancare come i calzini appunto, però quelli me li ha già aveva regalati mamma, 18, sono anche tanti, quindi ho preso queste mutande. Allora, non sto qui a farvele vedere, comunque sono semplici davvero, di cotone 93% e niente. Ragazze, sono semplici, sono nere. Vi devo dire la verità, io mi ci trovo bene perché già le ho acquistate altre volte. Ed era da tanto che non le trovavo ormai. Poi ho preso queste qui di cotonella, sempre tre, di cotone bielastico. Niente, diciamo che i modelli sono così. Questi tre, le volevo nere ma non c'erano, ma non fa niente, vi dico la verità, perché anche di queste già ne ho provato qualcuna e vi dico la verità, mi ci sono trovata lo stesso molto bene. E adesso passiamo al pezzo forte, ovvero il pezzo forte sono le scarpe, ragazzi. Allora, mi servivano un paio di scarpette versatili, sia per uscire, sia per lavoro, insomma un po' per tutto. Comodi, quindi quando c'è la comodità almeno io le utilizzo un po' per tutte, per tutto, che siano nere, bianche, colorate. Allora vi dico la verità, ho girato tutta la fiera, non c'erano scarpette versatili un po' per tutto, sportive, per uscire da camminata, per lavorare, non c'erano, erano molto belle ma erano più fatte a scarpa elegante. Poi in ultimo mi fermo in quest'ultima bancarella e devo dire la verità, aveva molte scarpette dell'Adidas, della Puma. Ho misurato quelle dell'Adidas che, vi dico la verità, erano molto. Sicuramente andavano molto meglio perché erano nere, nere con la scritta rossa e quindi si sa, il nero si sporca di meno, quindi. Le avrei prese ad occhi chiusi se non solo per un problema. C'erano tante cuciture e a me le cuciture danno fastidio sulle dita dei piedi. Non ho potuto prenderle, però poi a fianco c'erano queste. Vabbè, la busta è questa, ragazze, però
fianco c'erano queste della Puma, ecco qui le scatole Puma. Sono queste della Puma che mi sono molto piaciute, anche se purtroppo l'unica pecca è che sono bianche. Ed essendo bianche, ragazzi, ho deciso di utilizzarle un po' per tutto, sia per il lavoro e quando si sporcano, le pulisco, perché soprattutto per il vivaio è normale che si sporcano, stando a contatto con terra, piante, cioè è normale che si sporca il bianco, però con lo sborsatore si puliscono. Altrimenti, ragazze, comunque per i cinesi, insomma, per il lavoro da commessa li posso utilizzare perché sono scusate, memory soft, form, scusate, memory form, quindi vanno benissimo per stare dei cinesi se ora olimpiadi e lì il bianco non si sporca, quindi va perfetto e sinceramente vanno anche bene per uscire. Ripeto, l'unica mia titubanza era solo per il fatto che erano bianche, quindi per il vivaio non andavano tanto bene, ma vi dico la verità. Per questo prezzo, perché l'ho comprate 30, pagate 35 euro, che lo so che costano molto di più anche su Amazon, ho detto vanno bene, le prendo perché non mi capita più di prenderle. Poi io lavorando sempre non ho neanche modo, ragazze, di uscire dove vado, sinceramente. Quindi non posso neanche girare per negozi. Ecco, allora sono queste, ragazze. Sì, lo so, per il vivaio è anche un peccato utilizzarle, perché sono davvero bellissime e poi perché sono bianche, però ragazze, a questo prezzo vi dico la verità, le ho prese. Ecco qui, mi piace molto a me la marca Puma. Dentro sono rosse, infatti memory foam, e vi dico la verità, le ho messe poi per la fiera per provarle, subito dopo averle acquistate. Vi dico la verità, sono comode. Adesso però purtroppo ho il problema dell'occhio di pernice e tutti i calli che devo andare a fare dopo pranzo, quindi è normale che mi facciano un po' male, poi sono nuove, però sono comode, vi dico la verità. Ci ho messo un po' a sceglierle perché vi ripeto, è normale che quelle nere le avrei prese più volentieri perché insomma, sinceramente è normale che non ho molto meglio nere, però ragazze, mi facevano male. Queste mi piacciono, adesso ve le faccio vedere anche queste indossate. Aspettate che ci metto un attimo e vediamo. A me sono piaciute, vi dico la verità. Poi vi ripeto, ragazze, se per caso non le utilizzerò per il vivaio, comunque le utilizzerò per tutto il resto, quindi magari per il vivaio troviamo una scarpetta leggerissima che costa molto di meno. Vi dico la verità, io sto utilizzando per il vivaio le scarpette dell'Eurospin, che sono da 2 anni che mi durano, sono sincera. Comunque, non so se le riuscite a vedere, eccole qui al piede. Vi dico la verità, a me piacciono veramente tanto. Sono proprio carine. Ok, ragazze, io vado a pranzo, questi sono i miei acquisti. E comunque ancora non vi avevo detto che oggi pomeriggio finalmente vedo la mia amichetta del cuore perché andiamo insieme dalla mia estetista, facciamo i piedi, baffi e sopracciglia e poi andiamo alla fiera. Stiamo un po' insieme, prendiamo qualcosina al bar, giusto per stare un po' insieme e chiacchierare come i vecchi tempi. E comunque niente ragazze, venire qui in questo giorno per me vuol dire tantissimo, mi esplode il cuore di gioia, anche se so che è un giorno dove non riposi praticamente, perché stai tutto il tempo fuori o con i parenti o appunto con gli amici. Si fa tutto di fretta per poter fare tutto, ma è troppo bello, cioè è una tradizione da piccolina fare il giro alla fiera, andare alla processione, cioè passare questo giorno con la tua famiglia. Quindi per me vuol dire tantissimo, sono felicissima di essere qui e veramente sono felice di trascorrere questo giorno in semplicità, con la gioia, senza pensare a tutto il resto dei problemi che abbiamo, almeno per un giorno, perché di problemi ne abbiamo tanti, ma dobbiamo avere anche qualcosa per cui sorridere ogni tanto. Comunque, buon pranzo, a dopo. Thank you.
siamo in crisi, seduti, mentre mi vedo che domani non ci sarà nessuno là. Non darmi una pensare come fai te, capisci se è amore o no, e se domani fosse partirò. All'interno di una stanza piena di pensieri. Ragazze, buongiorno, buon 5 ottobre. Questa mattina la giornata è partita malissimo. Io questa mattina dovevo partire per andare al lavoro e nel mio paese attuale. Purtroppo così non è stato perché mi sono svegliata alle 5:30, ho fatto le mie cose, sono arrivata a prendere il pullman in orario, anzi in anticipo. L'ho aspettato lì per un bel po' di tempo, ma il pullman non è mai arrivato. La cosa che mi dà fastidio è che io prima di fare una cosa mi informo sempre per essere sicura. 2 giorni prima ho chiamato per ben 2 giorni a chiedere se e quando passava il pullman e mi hanno confermato tutto quello che sapevo che sarebbe passato alla tale ora. E invece purtroppo ragazze così non è stato. E quindi ragazze dopo un bel po' ho preso e sono risalita di nuovo a casa perché era inutile aspettare in vano un pullman che ho capito non sarebbe arrivato perché alle 6:20 non è arrivato, alle 6:30 no, alle 6:45 neanche, sono stata fino alle 7, poi ho detto vado via anche perché faceva freddo ed era inutile aspettare lì perché avevo capito che ormai l'orario in cui arriva di solito sempre quel pullman era passato e che quindi il pullman non sarebbe arrivato. Ovviamente ragazze, non vi dico il nervosismo e la rabbia perché se una persona si organizza per fare una cosa è perché può farla solo in quel modo, se no si sarebbe organizzata in altri modi. Quindi, morale della favola, questa mattina ho dovuto perdere una mattinata di lavoro dal cinese che se non voglio che perda i soldi di questa mattinata devo recuperare, quindi dovrò stare lì un giorno intero, parliamoci chiaro. E non so se perderò anche il pomeriggio al vivaio perché devo prendere un altro pullman che parte all'1:30, all'1:15, non lo so, ma non so di preciso a che ora arriva, quindi non so se poi mi trovo con l'orario per andare appunto al vivaio. Voi dite cosa sarà mai capita, è vero, però non sapete quanto vi girano quando vi organizzate e cercate di riunire e conciliare tante cose e poi capita giusto quella cosa che non dovrebbe capitare. Però ragazzi, non pensiamoci più, ci ho pensato già tutto il tempo, poi ne ho approfittato per dormire un po' perché non potevo fare nulla, purtroppo non potevo fare più nulla perché nessuno mi avrebbe accompagnata da Padula a Sapri. Non avrei potuto chiamare un taxi perché sinceramente non valeva la pena spendere 30 euro per andare perché cioè, mi sarebbero girati abbastanza, ancora di più. Quindi ragazze, quello che ho fatto è stato fare colazione e dormire un po'. Adesso mi sono svegliata, dato che prima di prendere il pullman passano un po' di ore, insomma, almeno 2 ore, 2 ore e mezza, 3, non lo so. Sinceramente vorrei fare qualcosa perché altrimenti sto lì a rimuginare al fatto che non sono potuta partire questa mattina e quindi mi innervosisco. Quindi siccome giornata giustamente di lavoro, mia mamma deve andare al lavoro, cosa faccio ragazze? L'accompagno e ci prendiamo un piccolo caffettino al volo insieme. Io magari faccio un ultimo giro alla fiera, vedo che bancarelle sono rimaste, se ne è rimasta qualcuna, perché oggi metà giornata, ma molte sono andate via ieri perché così succede purtroppo da un paio di anni. E poi ragazze, niente, ritorno a casa, pranzo velocemente, mi risistemo di nuovo, mi ricompongo anche se è tutto pronto e vado a prendere quest'altro pullman e spero che Dio me la mandi buona. Adesso vi faccio fare una risata. Mia mamma ha appena chiamato alla ditta di questi pullman con i quali io sarei dovuta partire insomma questa mattina e ha chiesto come mai un disagio del genere. E niente, praticamente le hanno detto che poi dopo hanno cambiato e che si sono messi d'accordo con i vigili di Padula e niente, non sono passati alla solita fermata, non si sono fermati ma si sono fermati molto più sotto. Ragazze, il bello è che mia mamma ha chiamato per 2 volte e loro erano strasicuri che come ogni anno sarebbero passati perché non c'erano problemi. Questo ha anche un altro problema purtroppo dell'Italia, forse non lo so se solo del sud, ma qui al sud molto spesso capitano cose del genere, sento molto
Ragazzi e ragazze, soprattutto dell'università, che si lamentano proprio perché nei nostri paesini molto spesso magari pullman non passano, ma insomma così all'improvviso. Magari poi dopo lo aggiornano il sito e lo scrivono, o magari chiami, ti dicono una cosa e poi un'altra. Non so se anche al nord funziona così, ma qui capita spesso. Non mi era mai capitato, vi dico la verità. Io è vero, sono una che rompe un po' perché chiama insistentemente sempre prima di sapere, proprio perché non mi piacciono poi gli imprevisti così. Però vi dico la verità, ho sentito molto lamentele, sinceramente nel 2023 per chi viaggia, per pendolare, magari viaggia davvero solo con i pullman, è brutto un disagio del genere, cioè magari informati prima, scrivilo sul sito e a chi ti chiama lo dici, non che ti informi, cioè. Il giorno stesso della festa, cioè non, boh, non ho visto dire anche perché tutti gli altri pullman sono passati. Vabbè, lasciamoci alle spalle questo, vi porto con me. Andiamo a prendere questo caffettino prima che mamma va al lavoro. Buongiorno Francesca! Ciao, ciao. Ciao! E niente ragazzi, alle mie spalle ciò che è rimasto della fiera, ovvero tre bancarelle. Ho preso il caffettino, mamma è andata al lavoro, io ragazze belle adesso vado a casa. Niente, vado a sistemare le ultime cose, poi vediamo se arriva quest'altro pullman almeno. Lì c'è una piccola bancarella che vende i pesciolini. Io a questa fiera era tradizione che compravo sempre i pesciolini rossi. E niente ragazze. Risalgo a casa dopo una mattinata bruciata e pranzate insieme a me, così mi fate compagnia. A dopo. E niente ragazze, mentre addendo un panino che avevo preparato per mangiare a pranzo oggi al lavoro con il prosciutto cotto, vi dico che forse ho trovato un pullman che parte fra poco, quindi mi devo sbrigare a pranzare e a scendere a prenderlo. Sembra la stessa parte di questa mattina, ma è un altro pullman, sperando che sia il vero, perché altrimenti poi dopo non so a quel punto più cosa fare. Comunque è assurdo una cosa del genere, ragazza. Ho parlato anche con le mie cugine, le mie parenti, mi hanno detto che anche a loro capita spesso, soprattutto qui sopra Padula, quindi non è una novità che facciano così.